Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'altopiano, scese a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», dissero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù, e non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo, e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il regno di Dio». Salmo. Regni della terra, cantate a Dio. Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi. Come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi davanti a Dio. Regni della terra, cantate a Dio. I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. Signore è il suo nome. Regni della terra, cantate a Dio. Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Regni della terra, cantate a Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: «Ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sei tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio». Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo».